Adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo di una iniziativa che parte proprio questa sera in Cineteca a Rimini e parliamo di due grandi artisti, attore, regista, Macario e Fellini. Lo vedi come sei? Due figure importantissime del mondo artistico italiano e non solo, che si sono in qualche modo incrociate anche più di quanto poi la gente sappia realmente. Proprio così, e sicuramente questi appuntamenti ci aiuteranno tantissimo. E però la cosa che io, ad esempio, io adoravo Macario, ho visto praticamente tutti i film insieme a mio nonno, che mi ha fatto davvero una cultura, per cui quando ho letto di questa cosa ho detto che meraviglia. Non sapevo invece del rapporto con Fellini, e tutto sarà possibile da capire grazie al figlio di Macario, Mauro, che presenterà poi anche tutte le pellicole che saranno proiettate in Cineteca. Che noi siamo molto felici, perché sappiamo, abbiamo saputo che è diventato praticamente un riminese d'adozione. Abbiamo in diretta con noi. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno, sono Mauro. Mauro, che meravigliosa questa voce, buongiorno. Allora Mauro, questa incursione nel mondo felliniano con il ricordo e con, non so se è il ricordo più artistico e anche personale di suo padre, Mauro. Beh, entrambe le cose. Innanzitutto sono due artisti che si sono incontrati di un identico terreno empatico, che è quello del mondo surreale e onirico, perché noi abbiamo visto che tutti i comici del cinema italiano traggono ispirazione dalla quotidianità realistica, con i temi della fame, della miseria, della truffa, del sesso, sono dei terragni, mentre Macario, lo dico come differenza, non come merito rispetto ad altri, Macario ha un esprit meno italico e più francese, è un Pierrot Lunaire, è una figura, una maschera teatrale molto legata al surrealismo, al mondo dei sogni, è molto funambolico, viene dal teatro dell'assurdo, e quindi si sono amalgamati, anche se in quel periodo, primi anni 40, Fellini era appena un ragazzo di 19-20 anni, però era andato via da Rimini da pochissimo ed era subito entrato nella redazione di quel giornale umoristico famoso che è stato il Marco Aurelio, che annoverava persone come Ettore Scola, Monicelli, Steno, Zavattini, Flaiano, chi più ne ha più ne giusto mette, per fare qualche proprio nome sconosciuto praticamente, sì, ma appunto, erano tutti lì. E allora Fellini, che evidentemente il ponte di congiunzione fra Rimini e la redazione del Marco Aurelio, è stato l'attività che questo ragazzo qui aveva di vignettista e di caricaturista, e quindi questo è stato il ponte di comunicazione, credo. E poi naturalmente Fellini si è innamorato del teatro di rivista, del grande teatro di rivista, e anche del povero teatro davanti spettacolo, che è un po' il cugino povero, e quindi di sera andava in questi teatri di Roma a conoscere i comici e i comichetti, a dare loro anche battute per poter incrementare la sua sussistenza. E quando gli sceneggiatori del film del 39, Imputato alzatevi, hanno dovuto completare il cast creativo del film, gli sceneggiatori erano Marcello Marchesi, Vittorio Metz e il regista Battoli. Beh, hanno chiesto al giovane Fellini, visto che veniva dal mondo visivo e visionario del disegno, cioè non delle parole, gli hanno chiesto non di essere un battutista, un autore della parte letteraria, ma di continuare quella sua idea visiva, personale, della sua arte nascente, e quindi gli hanno conferito l'incarico
di gagman, cioè di autore non delle battute ma di quelle azioni visive tipiche del cinema comico muto da scrivere per questo film di Macario. Tra l'altro non accreditato, perché insomma si è scoperto in seguito questo ruolo. Sì, ma, sì, sì, non è accreditato per delle ragioni molto non normali. Prima perché avevo lavori in nero che faceva. Esatto, diciamo. Era in nero che faceva. Non abbiamo scoperto nulla, insomma, quindi. Non abbiamo scoperto nulla. E poi c'è anche da dire questo: io che conosco bene il mondo del cinema, a un ragazzo di 19 anni che arriva a Roma e ha il suo battesimo nel mondo del cinema, ma nessun sceneggiatore ufficiale di un film lo fa entrare subito nei titoli di testa. È una cosa che non esiste, perché era in una fase di praticantato. No, la famosa gavetta, e deve essere, poi quel tempo era lunghissima la gavetta, sì, quindi. Sì, sì. Ma capita anche a un giovane avvocato di oggi che cura una causa da ghostwriter. Da ghostwriter, Sì, Mauro, posso chiederle una cosa? Ma lei raccontava di questo, anche di come entrò Fellini, ci fu questo contatto, no? Anche l'inventarsi la parte più forse suggestiva anche di questi film, cioè non so, i moti del viso, le varie espressioni. Suo papà aveva una espressività unica, non so se poi geneticamente gliel'abbia passata, ma le chiedo, era una cosa naturale quei visi che faceva, quegli occhi che si spalancavano, quelle espressioni buffe, erano sue di natura oppure le lavorava, cioè si metteva, non lo so, magari se lo ricorda bambino fare alcune cose, oppure era così naturale, era proprio un dono di natura? Ma l'espressività usata per il lavoro artistico è una cosa, e l'espressività nella vita privata è un'altra. Certo. Papà nella vita privata era la persona più seria, più normale e anche più silenziosa al mondo. Ma sai che cosa? Infatti mi chiedevo, ma come si fa a essere sgridate da un... Noi stiamo guardando delle fotografie di scena di Macario, e allora uno pensa, no? Noi stiamo parlando con il figlio che ha avuto anche appunto questo rapporto più personale, perché se uno vede questo dice, no, ma uno, cioè, come si fa a essere sgridati da un papà così? Invece era una persona molto rigorosa, da quello che ci dice. Sì, molto serio, molto rigoroso. Il fatto è che come lui entrava in scena, travalicava questa frontiera ideale fra la quinta e il palcoscenico, lì avveniva una metamorfosi istintiva, che è quella dell'artista, e che nel caso di mio padre credo fosse proprio anche un suo alter ego, perché era talmente... nella sua maschera così candida, naif, infantile anche, era al contrario di quello che era lui nella vita. Quindi ci doveva essere un altro Macario dentro di lui. C'era uno switch, ce n'erano due, almeno due, forse anche più di due, almeno Mauro. Due. Almeno due, ma sì, forse anche di più. Almeno due. Credo che ci fosse quel fanciullo che aveva vissuto in effetti un'infanzia pesante, attraversata da fatiche sia morali che fisiche. Quindi forse lui aveva recuperato quell'infantilismo, quell'essere naif in età avanzata tramite questa metamorfosi, ma naturalmente sono pensieri un po' contorti da parte mia. No, vabbè, mio padre era un uomo molto semplice, Mauro, tra l'altro le cose con il primo film, quello che sarà poi proiettato stasera, Imputato Alzatevi, sono andate bene, tanto che poi questo ruolo di Fellini nei film di suo padre ritornò anche per altre due pellicole, forse anche qualcuna in più. No, almeno per cinque, perché questa sera Imputato Alzatevi, poi lui è stato presente nel Pirata Sono Io, Lo Vedi Come Sei e Non Me Lo Dire, tutti i film di Mario Mattoli, ma ad una cena con Fellini e la Masina a mio fratello il maestro gli disse che aveva messo le mani anche al film Il Monello della Strada del 49 con la regia di Carlo Borghesio,
E in questo momento, in questi giorni, mio fratello è sulle tracce di un'altra sua presenza nel film Il fanciullo dell'Ouest di Giorgio Ferroni, che non so se è del 42 o 40, credo del 43, Il fanciullo dell'Ouest. E quindi dovrebbero essere sei in tutti i film, ma diciamo che storicamente riconosciuti fino ad oggi sono quattro, però c'è la voce di Fellini, sul quinto, che è Il monello della strada. Sono rimasti contatto Mauro Fellini con suo padre, cioè nell'ambiente comunque artistico? Chiaramente Macario di questi film era già all'apice della sua carriera, all'apice del successo. Fellini stava invece iniziando, poi è diventato un grande regista conclamato, sì, in Italia e all'estero negli anni successivi. Però comunque devo dire che Imputato al Sati è storicamente codificato come il primo film comico italiano dell'epoca del sonoro ed ebbe uno strepitoso successo, quindi bisogna dire che la presenza di quel ragazzo che era Fellini è stata probabilmente determinante, perché alle volte si ride più facilmente con un'azione che accade che con una battuta che si ascolta. Ma poi sicuramente, perché era quel periodo di passaggio, cioè anche chi andava al cinema prima era abituato al muto, e quindi, e forse anzi coglieva quasi di più. Oggi a noi sembra stranissimo, noi oggi siamo in un mondo pieno di parole, sì, anche di immagini, ma anche di tante parole, e quello che sì, dice troppe, molto troppe, forse troppe, è molto interessante. Mauro, ma le carriere di Fellini e di Macario poi si sono sfiorate nuovamente nel corso degli anni, senza però poi andare a compimento. Dunque, intanto voglio dire che Fellini ha usato poco la comicità tradizionale del cinema muto e si è appoggiato di più come sua ispirazione naturale all'umorismo surreale dei fratelli Marx, di Gruccio e di Arpa. I fratelli Marx erano in avanti come umorismo, veramente antesignani di un Mel Brooks, per dire. Ecco, quello che mi ha chiesto se si sono rincontrati, se si sono rincontrati. Ecco, dunque, papà attendeva in effetti il grande incontro per il film Il Clown, e che non è avvenuto, ed è quasi inspiegabile, perché entrambi amavano il mondo del circo e il mondo dei clown. Papà non è mai riuscito a fare un personaggio del clown in tutta la sua vita, e in quel film sarebbe stato per lui un sogno così lungamente atteso, e stranamente non è avvenuto. Però c'è un altro segnale, che quando Fellini ha annunciato la realizzazione, ahimè mai compiuta, del film mitico Il viaggio di Jim Astorna, film mitico che non è mai stato fatto, questo è straordinario. Quando ha annunciato Il viaggio di Jim Astorna, ha detto che oltre Mastroianni gli altri interpreti sarebbero stati Macario, Totò, De Sica e Mina. Beh, quindi, un bel cast, decisamente. Quello è stato un sogno per tutti, per Fellini e per gli attori che non l'hanno fatto, ma si sa, ma a volte aspetta, i sogni muoiono all'alba. Ma Mauro, è un piacere grandissimo ascoltarla, perché ci sta raccontando dei pezzi di storia del cinema italiano, ma non solo, che sono spettacolari. Solo un accenno, perché a questo punto noi invitiamo tutti a venire a questi appuntamenti che appunto partono questa sera in Cineteca Comunale. Tre giovedì consecutivi. Questa occasione, quindi noi speriamo, anche solo attraverso la sua voce, attraverso queste prime cose che ci ha raccontato, grazie, di aver incuriosito i nostri ascoltatori, che possano riempire la sala della Cineteca. Mauro, è stato un vero piacere. Grazie, ricordiamo le date, certo, 5, 12 e 19 ottobre. E l'ora? Grazie. Alle 21, ingresso libero. Ecco, anche questo è un valore aggiunto. Mauro, grazie di cuore per essere stato con grazie noi e buona giornata, grazie. Grazie a voi.